Buongiorno a tutti ragazzi. Ci siamo, eh? Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta arrivare qua sull'aereo. È dalle 3 che siamo svegli. No. Però nonostante ciò non ho nessun occhiale. Non infatti, occhiaio. Un'invidia, cioè tutto di rado. Io ho due borse che fra un po' ci metto dentro quel portafoglio. Comunque stiamo per partire per Bucarest. Vamos. E in più ci siamo anche preparati a dovere, perché sul tablet abbiamo tipo un botto di film scaricati da Netflix e da Amazon. Quindi viaggio che passerà così. Poi alla fine te l'abbiamo detto, ci siamo svegliati tipo le 3, no? E per stare svegli, cioè per addormentarci un pochino prima, ho detto vabbè, mettiamoci sul divano, mettiamo Star Wars Episodio 2, visto, no? Ve l'avevo detto che sto facendo il rewatch. E poi ci addormenteremo. Il fatto è che Franci si è addormentato quasi subito, io invece l'ho visto tutto, ho finito di vedere tutto. E quindi sono andato a letto tardi, quindi ho dormito due ore, non sento ciò. Guarda che occhio. Cioè, cominciamo col dire che non è che Franci, se non sembra così, che Franci è vecchio, ha 83 anni. No, che Franci sapeva che la partenza era abbastanza presto, quindi in modo molto ragionato ha chiuso un occhio, ha chiuso l'altro. E ci vediamo domani mattina. Eccoci qua, finalmente siamo arrivati a Bucarest. Il tempo è un po' molto primaverile, devo dire. Ora invece andiamo a prendere i taxi. Così a primo acchito, lei cosa ne pensa di Bucarest? Beh, so Siri. Comunque volevo far notare che sono l'unico stronzo ad aver portato la valigia in Romania. Infatti è qua tutta sola. Franci sta prendendo il taxi. Sì, ragazzi. Sarà molto facile, sarà. È andato anche bene, perché di solito ci saranno file chilometriche. Io faccio il grande espertone di Bucarest. File chilometriche a queste colonnine. Vedete? Vediamo che auto ci daranno. Loading. Ma sa che ne ha piedi. E va a far culo. Eccoci qua, siamo appena arrivati all'appartamento e a primo acchito devo dire che Bucarest ha tipo magari degli scorci bellissimi in mezzo a molta monotonia. E questa la rende anche, cioè, speciale, cioè a suo modo, ecco. Siamo appena entrati nell'appartamento, la gentilissima Liliana ci ha fatto lasciare i bagagli, eccetera. Ora stiamo andando un pochino verso la città vecchia. Abbiamo cambiato un pochino di euro in lei e abbiamo un po' esagerato, forse. No, tipo 500 lei, toh! Vaffanculo, andiamo a mignotte. Me voglio mangiare tutto! Ragazzi, questa chiesa è veramente stupenda. Purtroppo non abbiamo potuto fare tanti video, anzi ne ho fatto uno un pochino a sgamo, però non si poteva fare, quindi. Però è veramente stupenda, quindi se venite a Bucarest vi consiglio di andarla a vedere, che è davvero bella. Si chiama Chiesa Cretulesco, segnatevelo. E a questo punto, dopo che mi sono messo questo cappellino, ci dirigiamo verso Lipskiano, ovvero la città vecchia. Ragazzi, so cosa farò a Natale. Andrò a vedere l'Elton John dei poveri. Ora proviamo ad andare a sentire se per caso c'è il posto per andare a mangiare lì e speriamo bene, incrociamo le dita perché c'ha fame. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta entrare, per fortuna abbiamo 2 ore per mangiare tutto, quindi bisogna fare veloce. Probabilmente mi piglio un bel piatto tradizionale. Veramente buono. Siamo appena usciti dalla città vecchia, siamo andati un attimo a un Carrefour a prendere l'ombrello perché sta cominciando a piovere, a rifocillarci un pochino, e ho preso la Mountain Dew. Oh mio Dio! E mentre stavamo facendo la passeggiata verso il Parlamento, abbiamo visto questa
fontana dietro di noi. Dico, ah, che carina, fammi andare a vedere più da vicino. E ci siamo accorti di una cosa tristissima: l'acqua non è acqua, ma sono luci natalizie. Ragazzi, purtroppo anche ad Antim non si poteva fare video, però stavolta c'era un pochino troppa gente e non me la sentivo perché c'era tutta questa gente. È in televisione, signore, è contento? Ciao mamma! Saluto la mamma! Stavo dicendo che vedevo molta gente assorta, perché qua, diciamo, quelli che vanno in chiesa, cioè, lo sentono davvero, cioè, no, non lo sentono davvero, lo sentono profondamente, tantissimo, e quindi non volevamo disturbarli. Ed eccoci finalmente al Parlamento, abbiamo anche trovato il mercatino di Natale. Bucio de culo. E dopo aver visto il Parlamento abbiamo detto: che cosa facciamo? Siamo stanchissimi. Allora abbiamo preso un taxi, siamo tornati al nostro appartamento, ci siamo, cioè, svestiti perché qua si sta benissimo, e siamo morti. Ora invece nel presente siamo vivi, siamo affamati e quindi usciamo in cerca di cibo. Ragazzi, ci abbiamo fatto trovare un posto, ovvero il Curtea Bergari di Lorno. Comunque il locale è davvero molto molto carino. Abbiamo già preso la birra. Buona, Brussels Black. E ho preso un botto di carne, ovviamente. Carne, tornata di nuovo, amici. Assaggiamo. Veramente buona. Madonna. Canon fuoco, 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 eccolo il fuoco. E buongiorno a tutti voi ragazzi, è tardissimo, sono le 7:15, abbiamo il bus alle 8. Bisogna correre, corri! Abbiamo preso un taxi perché avevamo paura di non farcela. Ora siamo all'Ateneo Romeno e mentre aspettiamo il bus ci facciamo un giro probabilmente. Ragazzi, eccoci qua, siamo a una bus stop. No, che cazzo è? Bus stop in Transilvania. Air benzinaio, insomma, in Transilvania. Siamo ufficialmente arrivati in Transilvania. Voi non lo vedete, ma qua dietro è pieno di boschi neri, grigi, con la foschia proprio, che proprio senti che ti potrebbe uscire da un momento all'altro Gary Oldman per strada e lo metti sotto, una cosa del genere, col cilindro vestito da Dracula. Ma che cos'è questa striscia rossa? È l'ombrellone della Coca-Cola. Eccola, Coca-Cola, placement, viva i placement. Adesso te distruggono. A bordo non filmiamo molto perché c'è un coso, c'è tutto il vetro oscurato. In più non c'è nessuna luce, quindi è tutto buio, non si vede un cazzo. E infatti ti mette una sonnolenza incredibile. Però vabbè, ora se riesco vi facciamo vedere un pochino di scorcio, anche se piove al di sotto, vaffanculo. Che palle. Vuoi dire qualcosa lei? No, solo tutto giusto. Ma chi taccia con te? Attacciate a commente. Ragazzi, siamo appena arrivati a Parish Castle e ora stiamo per entrare, abbiamo pagato anche per fare le foto qui dentro, è stupendo, piove, porca miseria, piove, quindi abbiamo l'ombrello, è orribile, però vabbè. Ragazzi, veramente è uno dei castelli più belli che abbia mai visto, veramente stupendo, sembra di essere nel castello della Bella Bestia. E te cosa ne pensi? È il genere architettonico che preferisco, ma guardate che bello, che bello! Bellissimo.
Ragazzi, siamo appena arrivati a Bran. Ora andiamo a mangiare, che abbiamo una fame bestiale. Ci sono rimasto di merda perché prima c'era tanta neve e qui a Bran non ce n'è manco un goccio. E niente, per la prima volta proviamo questo goulash. Non abbiamo mai provato, vero? No, cioè non in Romania, perché l'abbiamo provato a Praga. Ed era molto buono. E anche a Monaco. Anche a Monaco, però era più buono a Praga che a Monaco. A Monaco erano più buoni i pies frusta. Però abbiamo ordinato anche questa specie di donuts che si chiamano papà qualcosa, papà donuts. La cosa che non mi convince sono le birre, vero? Le birre, cioè questa Ursus Black che è buona, ma sembra una Guinness spiattata. Però vabbè. E anche questo pranzo è andato bene, alla fine era tutto buono, c'era questo goulash che era strano, però vabbè. E poi questo. E poi questa. Questo dolce davvero buono che si chiamava passa. Qualcosa che è tipo. Me lo ricordo. Erano simili tipo a dei donuts, una cosa del genere. Però davvero molto buoni, nonostante non fossero molto dolci, vero? La mia attenzione, scusate, era calamitata dalla guerra fredda, perché eravamo a tavola con una russa e un'americana che continuavano a lanciarsi le frecciatine. Ci sta anche la neve! E finalmente siamo arrivati al castello di Bran. Soprannominata anche il castello di Dracula. In realtà ci sono 3 giorni. Ragazzi, posso dirvelo con tutta la sincerità del mondo? Questo castello è brutto. Siamo d'accordo? Questo castello fa cagare, ragazzi. È stato completamente rifatto per i turisti. Per i turisti, sì. Più che altro, allora, ok, non c'è mai stato Dracula, si sapeva già, sti cazzi. Però è bello il castello. No, è brutto. Ok, allora punta comunque sul fattore Dracula. Manco quello, quindi hai fallito su tutti i punti. Allora siamo in bus, in teoria andremo verso Brasov. Ragazzi, siamo quasi alla fine di questo viaggio, un po'. Siamo un po' stanchi, anche perché praticamente durante Brasov che praticamente è stata una corsa, perché tipo una mezz'oretta sì. Siamo stati lì, quindi ci siamo anche potuti filmare. E quindi poi siamo entrati in bus e c'è stato un intoppo, c'era un traffico della Madonna, non finiva più questa fila. E quindi manca poco a Bucarest, tipo manco un'oretta. Sì, una cinquantina di minuti. Comunque, ora perché non possiamo parlare troppo ad alta voce, questa sera vi daremo le ultime impressioni su questo giro, soprattutto se volete andare a Bucarest e state vedendo delle gite fuori porta. Ragazzi, siamo appena arrivati a Bucarest, che dire? Ce l'abbiamo fatta finalmente a tornare, è stata veramente una bellissima esperienza, una bellissima gita. Ora però andiamo a mangiare che abbiamo fame. Ragazzi, ci abbiamo fatto entrare, ora io mi piglio una bella zuppa, bella corposa e in più un bel po' di carne come al solito e anche probabilmente una bella birra. Ragazzi, dopo una buonissima zuppa, veramente mi sono sbagliato perché ho un caldo puttano, però è davvero buonissimo, ci stava uovo, carne, di tutto e di più, veramente buonissimo. Ed ecco voi il trionfo di carne. E poi tra l'altro da questi ci stanno anche i mici. Spero non sia quello che sembra. Ragazzi, siamo tornati nell'appartamento. Voi non avete idea di quanto siamo distrutti. Comunque alla fine mi è passata una bellissima giornata. La gita, tutto sommato, è stata davvero bella, comoda, perché comunque il bus era abbastanza comodo. Il primo castello, per quello di Pelesh, era davvero bello, uno dei più belli che abbia mai visto. Quello di Bran è stato un po' una mezza delusione. E Brasov è davvero una bellissima cittadina che purtroppo abbiamo potuto visitare per poco tempo. Però davvero bella, 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 bella. Più siamo tornati, ci abbiamo beccato un bel po' di traffico. Però vabbè, siamo tornati a Bucarest, siamo andati a mangiare in questo posto. Mamma, siamo andati dalla mamma. Abbiamo mangiato anche abbastanza bene. Quindi meglio di così non si può.
A questo punto noi andiamo a letto perché domattina bisogna svegliarci prestissimo per le 6, una cosa del genere, perché domattina bisogna riprendere il volo per tornare a casa a Roma. Oh, stamattina c'ho il capello un po' alla Mao, devo dire. Okay, siamo arrivati in aeroporto. Yep. Tutto a posto, abbiamo preso il taxi, tutto a posto, ero molto contento. Posso dire la mia della gita? Sì. Perché io non l'ho detta. Per me dalla gita di Bran devono togliere il castello di Bran, che yes, è l'unica cosa che la fa in abissale. Dopodiché, yes, un fine settimana in Romania dovete assolutamente farlo. Bucarest è una gita. E un consiglio. Aiuto, mi sto rompendo il braccio. Se volete, andate direttamente ad alloggiare in Transilvania, che è davvero un posto davvero stupendo. A me piace più di Bucarest. Sì, sì, davvero bellissimo. Comunque anche, cioè in generale, tutti i posti mi hanno sempre trasmesso quel senso di sicurezza, eccetera, eccetera. Questo, quindi, è, insomma, questo è l'universo che mi sta dando ragione. Andiamo a fare il check-in. Via. Ragazzi, è stato un piacere. Io, Tomsic, i miei capelli alla Mao, vi salutiamo e andiamo a prendere lei. Ciao ragazzi, adios. È stato veramente un piacere farvi vedere tutto ciò e noi ci vedremo a un prossimo vlog, non so quando uscirà, come al solito. Ciao ragazzi.